Ciao amici, appuntamento con un nuovo team builder. L'ultimo che abbiamo fatto insieme era con Diego, mio figlio. Vi è piaciuta la squadra, i commenti erano molto positivi, sono contento e molto contento anche Diego che vi ringrazia. E poi in base ai like abbiamo stabilito quanto budget ho a disposizione per questo nuovo team builder. Devo costruire una squadra che possa vincere l'Europa League. Non è facilissimo. Avrò però a disposizione 225 milioni di euro. Che comunque è un terzo di quanto ha speso il Chelsea in una sola sessione di mercato, quindi, e non per rifare la squadra, solo per rafforzarla. Quindi con i like di questo video andateci un po' più pesante. Io vi ricordo, se vi piacciono questi video dovete iscrivervi al canale e continuate a mandarci i vostri suggerimenti e i vostri commenti. Ditemi anche nei commenti se questa squadra secondo voi potrebbe vincere l'Europa League. Vi ricordo anche che in base a quanto risparmio alla fine del mio team builder posso fare una sostituzione, cioè posso con quello che ho risparmiato andarmi a prendere magari un giocatore che non ho scelto perché secondo me costava troppo in quel momento. Dai, vediamo che squadra riusciamo a fare, via! Allora, abbiamo Spalletti 3 milioni, Gasperini 3 milioni, Simeone 24 milioni, Simeone on a side, anche se la potrebbe vincere benissimo da solo lui. Però ovviamente mi prendo il Gasp a 3 milioni. Saluto Spalletti, ma lui tanto vincerà molto quest'anno, quindi poi in Champions Spalletti, quindi mi prendo il Gasp. Ah, con Gasperini naturalmente giochiamo col 3-4-2-1, che è il suo schema attuale preferito, e anche la scelta del giocatore cercherò di farla conoscendolo molto bene, anche un po' intuendo cosa potrebbe scegliere lui, no? Mi metto un po' nei suoi panni. Come portiere, Vicario 12, Lloris 7, Sommer 5. Prendo Sommer a 5 milioni e vi spiego anche perché. Vicario mi piace moltissimo, sta facendo una grande stagione ma zero esperienza europea e l'esperienza in Europa conta tantissimo. Sommer gioca nel Bayern di Monaco, ha giocato con la nazionale tantissimo, è un portiere che a me piace anche se ogni tanto sbaglia nella presa e quindi sicuramente Sommer in porta con 5 milioni e arriviamo a 217. Vai! Allora, a destra, Bremer, Romagnoli, Becao. Prendo Bremer a 40 subito, anche se spendo tanto, però mi serve perché è un giocatore veloce e questo è una caratteristica, ed è forte di testa, e sono due caratteristiche che nella squadra di Gasperini sono molto importanti. Becao a me personalmente piace così così, e Romagnoli forte sicuramente, però decido di spendere subito per il primo, scendo già a 177. Dier, Milenkovic, Smalling, prendo Smalling sicuramente 8, perché è un giocatore che dà grandi garanzie, anche lui fortissimo di testa, che è un'altra caratteristica importante, e anche lui grande esperienza europea, che serve in questi casi, altrimenti avrei potuto prendere Milenkovic, che mi sta piacendo, però alla fine, considerati i conti, prendo Smalling e scendo a 169 milioni. Vai! Vai, qui prendo Scalvini, 20 milioni. Anzi no, prendo Tio a 7 milioni, scusate. Tio a 7 milioni è un affare pazzesco. Allora, questo Tio l'ho già detto più volte, l'avevo visto giocare un paio di volte in Zweite Liga, quando facevamo la Zweite Liga, e devo dire che mi è subito piaciuto. E poi ha caratteristiche fisiche che si sposano benissimo con gli altri due. Secondo me avrebbe preferito Scalvini per un sacco di motivi, Gasp, soprattutto perché tutti questi tre non hanno grande piede quando devono impostare, però insomma comunque ci arrangiamo difendendoci, Gasp. Vai. Esterno destro, Emerson Royal, Selemakers, Adeboer. Vabbè, prendo Adeboer a 10, ipotizzando che sia bene, perché è un giocatore che ha gamba e soprattutto è uno che può fare anche, volendo, altri ruoli, poi costa di meno. Emerson Royal non l'avrei, vi dico la verità, non l'avrei preso. Anche se mi è piaciuto quando ha giocato con il Milan a Milano, perché costa troppo. Secondo me è un prezzo spropositato per il valore, mentre invece a De Boer 10 milioni ci sto, prendo De Boer. Centrali, De Paul mi piace tanto, però 40 milioni. Renato Sanchez 25, prendo Krunic a 9 milioni. È un giocatore che, diciamo, rispetto a come gioca il Gasp, può essere utile sia perché sta imparando anche a essere utile in fase di copertura e sta crescendo in questa stagione al Milan. Potrebbe crescere tantissimo, secondo me,
con un allenatore come il Gasp. Dio, con questa squadra che sto facendo vincere l'Europa League è un po' difficile, però andiamo avanti. Siamo arrivati a 143 milioni. Jorginho, Emre Can e Matic. Che dovrebbe andare? Forse serve uno di piede. Perché se no non c'ho veramente giocatori che fanno gioco. E quindi Jorginho sicuramente 35 milioni, rigori. Matic un po' in là con gli anni e poi a De Boer, Krunic, Matic ho un centrocampo sì forte, di passo, senza cambio di ritmo e senza regista, quindi devo prendere Jorginho. Carrasco, Kostic, Zaleski. Sono molto molto tentato di prendere Kostic. 9 milioni in più, sono a 108. Prendo Zaleski. Prendo Zaleski perché è più difensivo rispetto a Kostic, perché risparmio un po' di soldi e mi devo giocare con i tre attaccanti, anche se Kostic in questo momento forse il laterale sinistro mi piace di più, e poi perché è giovane e quindi è perfetto per il gioco di Gasperini. Queste sono le motivazioni. Andiamo ai tre davanti. Odegaard, Lookman e Miranchuk. Miranchuk non lo prendo perché Gasperini ha mollato, quindi evidentemente... anche se era un fatto di piede, secondo me, più che altro. Non gli piaceva tanto con quello che aveva a disposizione. Prendo sicuramente Lookman a 20, perché possiamo fare grandi cose con questo Lookman. E poi avete visto come si è saltato con il Gasp nell'Atalanta. Quindi è il giocatore ideale, secondo me. Stiamo scendendo, però c'ho ancora margine per gli ultimi due. Vai! Pessina, Brian Diaz e Pellegrini. Quanto mi rimane? 73. Dovrei vedere gli altri, però poi ci sarà un attaccante da 58 milioni 60? Perché se c'è un attaccante da 58-60 prendo Pessina, un attaccante centrale. Allora prendo Pessina, Lookman Pessina. Squadra diciamo non proprio votata all'attacco, però... Anche perché con Pessina io posso anche pensare di fare Pessina sulla linea dei 5 e Lookman è quello che prendo come punto e quindi cambiare in 3-5-2. Con Zaleski potrei mettere Thiot sul lato che ha giocato o Adebur sul lato che ha giocato e potrei far giocare Zaleski, potrei mettere a 4. C'è una squadra che posso cambiare tanto e quindi metto Pessina sicuramente. Ho 59 milioni, dai fatemi vedere che c'ho come attaccante. Vabbè, prendo Lewandowski, mi avanzano pure dei soldi. Lewandowski. Posso anche pensare di prendere Kostic per Zaleski? Allora prendo Kostic a sinistra e Lewandowski di punta. Ho speso tutto. Secondo me è una squadra decente. Possono giocare in diversi modi, ho risparmio di 5, che al limite potrei andare a mettere su Vicario se volessi comprare uno più giovane. 5, no, Vicario non posso, andiamo avanti, vediamo un po' chi posso prendere, no, qui ho speso il massimo, qui va bene, qui anche qui va bene, ci sto, De Boer, potrei prendere Saelemaekers, ma mi tengo a De Boer, Krunic, non posso prendere nessuno, Emre Can, Jorginho, Zaleski, va bene così anche qui, no, ho speso, secondo me, il giusto. Allora, non so se la vinco l'Europa League, però... Segno tanto e prendo pochi gol. E diciamo che in linea di massima, se segno tanto e prendo pochi gol, se non vinco ci vado vicino. Sono soddisfatto. Oh, Gasp, se ti fanno vedere questo video, e adesso ve lo dico, sicuramente c'è qualcuno che te lo fa vedere, dimmi poi quale sarebbe stata la tua scelta. Chiamami, dimmelo, oppure mandaci un messaggio, oppure mandaci un video. Fai così, mandaci un video, se ci mandi un video, noi poi lo mettiamo su Instagram e vediamo la tua risposta. Gasp! Dimmi cosa ne pensi di questa squadra che ti avrei creato. Io lo so cosa ne pensi. Magari avessi 225 milioni a spendere in Lewandowski di punta. Se vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale e continuate a mandarci un sacco di idee, perché noi, come vedete, le prendiamo, cerchiamo di svilupparle, vi seguiamo. La nostra community è molto importante. Mettete i like per questo video, perché nel prossimo Team Builder avrò ancora più soldi e di conseguenza faremo una squadra ancora più forte. E poi ditemi, secondo voi,
a che punto potrebbe piazzarsi in Europa League questa squadra, la Caressas.